Ciao ragazzi, in questo tutorial vi insegnerò come scaricare i giochi a pagamento sul vostro Samsung Wave. Innanzitutto dovrete scaricare un'applicazione di nome Wave Spoofer, eccola qui. Una volta scaricata, scompattate la cartella e vi ritroverete con una cartella di questo tipo, all'interno della quale ci sono vari file. Il programma si avvia con questo Wave Spoofer, eccolo qui. Molto semplice, una grafica molto scarna, ma l'essenziale per quello che serve a noi. Mettiamo che vogliamo scaricare il gioco Blade of Fury. Per prima dovrete installare e scaricare l'applicazione Bubble Wrap che si trova su Samsung Apps. La potete scaricare direttamente dal telefono o tramite Keyes. Una volta scaricata questa applicazione, che ci servirà come contenitore in quanto andremo a sostituire un'applicazione come questa Bubble, che si trova sul Samsung Apps gratuita, con una a pagamento che scaricheremo da questo sito che vi fornirò nei dettagli del video, da cui scarico i miei giochi. Quindi, dove sta Blitz of Fury? Perso momentaneamente. Eccolo qui. Quindi per scaricare Blitz of Fury dovrete cliccare su questo link e vi si aprirà questa finestra. Aspettate qualche secondo e andate in basso e cliccate Slowdown. Inserite le lettere che compargono e vi si aprirà una finestra con cui comincia a scaricare. Io l'ho già scaricato e ce l'ho sul desktop nella cartella giochi Blades of Fury 8K, si chiama la cartella, all'interno della quale troverete una cartella con bin, data, info, ris e share. Ok, quindi occorre prendere il programmino Wave Spoofer, scusate, Original App. Original App è: prendete la cartella Blades of Fury che avete scaricato dal sito che vi ho indicato, quindi giochi se vi ricordavate, Blades of Fury 8K. Container App invece dovrete indicare dove si trova la cartella contenitore, quindi presente nel telefono, nella memory stick del telefono. Jackie Others, Bad Applications, e dovete trovare quindi 8K7. Eccola qui, la stessa. Premete questo bottone, compariranno alcune finestre e alla fine del processo avrete il vostro gioco nel telefono. A quel punto dovrete cambiare la lingua, ad esempio in inglese momentaneamente, e rimettere l'italiano. Questa procedura serve a far cambiare l'icona del gioco e a farla partire. A seconda della versione di Bada che avrete, potete far partire i giochi direttamente dal menu dei giochi, oppure dovrete essere costretti ad entrare nel Samsung Apps per farli avviare, in quanto ci sono state delle sicurezze aggiunte contro l'anti-spoofing. Vi ringrazio di tutto. Se avete dubbi o necessità di qualche suggerimento su dove trovare i giochi, eccetera, ve li posso fornire. Buon divertimento. Arrivederci.